Per 3 giorni, da giovedì 20 a sabato 22, Pescara e l'Abruzzo saranno al centro dell'Europa. Infatti l'Istituto di Istruzione Superiore di Marzio Michetti di Pescara, situato in via Arapietra, sarà teatro della riunione della Commissione Energia e Ambiente del Comitato delle Regioni d'Europa, che eleggerà il nuovo presidente della suddetta dell'AER, l'Assemblea delle Regioni d'Europa, di cui il presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi è vicepresidente. Sono previste numerose sessioni tematiche, a cominciare dal pomeriggio di giovedì. Chiodi a Pescara, affiancato dal Presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano e dal Direttore degli Affari della Presidenza Antonio Sorgi, ha illustrato alla stampa l'intenso programma di appuntamenti. Si tratta di un evento di notevole portata, ha affermato Chiodi, non solo per la presenza in Abruzzo di almeno 150 presidenti di regioni europee, ma anche perché rappresenta il riconoscimento ufficiale rispetto ad un difficile lavoro di riacquisizione di un ruolo propulsore nei confronti degli organismi dell'Unione Europea dopo anni di assenza dai centri decisionali. Ecco perché è fondamentale, ha sottolineato ancora Chiodi, che gli aspetti organizzativi siano curati al meglio e che l'Abruzzo esca da questi 3 giorni con un'immagine ulteriormente rafforzata in ambito europeo. Non è certo un caso che sia solo la seconda volta che la Commissione ENVE si riunisce lontano da Bruxelles. Si inizia quindi giovedì con un cartellone particolarmente ricco di appuntamenti. Un'occasione importante quindi per l'Abruzzo, una regione che, come ha ricordato il Presidente, ha il delicato ruolo di regione in transizione come Molise, Basilicata e Sardegna nell'ambito della futura politica di coesione che va dal 2014 fino al 2020. In cui versava la regione Abruzzo, sul piano, diciamo...